Benvenuti al nuovo focus di Eboli in pillole, un focus un po' particolare non solo per l'ospite che abbiamo in studio ma anche per i temi che andremo a trattare. Tenteremo di fare una riflessione sulle dinamiche del voto comunale di Eboli che ci sarà domenica prossima, 31 maggio. Innanzitutto l'ospite in studio è il portavoce di uno dei candidati in campo in queste elezioni comunali, Paolo Vocca, portavoce di Massimo Carillo. Buongiorno Paolo. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Paolo, una domanda d'obbligo prima di entrare nei temi che riguardano i flussi elettorali, le dinamiche del voto in genere. Una riflessione sulla campagna elettorale. Che campagna elettorale è stata fino adesso, anche se abbiamo ancora 5 giorni, l'ultima settimana di campagna elettorale? Beh, sicuramente una campagna elettorale lunga, estenuante, emozionante per alcuni versi e per altri versi anche divertente, perché ne abbiamo sentite veramente di cotte e di crude. Entriamo subito nei temi. Il 31 maggio si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale, per la carica di sindaco di primo cittadino di Eboli, al netto della possibilità di accedere al turno di ballottaggio che ci sarebbe eventualmente 2 settimane dopo. Qual è la dinamica di approccio al voto in genere, non soltanto degli ebolitani, in una competizione del genere? Innanzitutto mi piacerebbe sottolineare che qualsiasi azione umana è sempre messa in moto da alcune forze. Alcune forze aveva già individuato Platone 2300 anni fa, quando nel descrivere il mito della bigalata ci rappresentava l'anima, ma più in generale l'essere umano, come una carrozza in cui vi è un cocchiere che tiene per le redini un cavallo bianco e un cavallo nero, laddove il cocchiere è la nostra parte razionale, il cavallo bianco è la nostra parte passionale, la nostra parte emozionale e il cavallo nero è la nostra parte istintuale. Quindi faceva quella tripartizione, quella triunità che rappresenta l'essere umano, che adesso è avvalorata anche dalle neuroscienze, per cui possiamo dividerci in una parte razionale, una parte emozionale e una parte istintiva, una parte corporea. E anche il voto, anche chi andrà a votare il 31 maggio, probabilmente avrà come base, come causa del proprio agire, o una scelta razionale, quindi un voto basato su un'idea, su una valutazione dei programmi, oppure un voto emozionale, quindi basato più che altro sulla simpatia o meno che può destare questo o quel candidato, oppure addirittura un voto di pancia, un voto istintuale. Il voto di pancia però nasconde un fenomeno molto triste, un fenomeno addirittura turpe direi, che è quello dell'acquisto del voto. Un fenomeno che non è solo delle elezioni amministrative, non è solo un fenomeno ebolitano, ma a cui stiamo assistendo in questi giorni è una cosa veramente sconcertante. Ci sono tante voci, per la verità, su questa strana, turpe pratica dell'acquisto del voto. Tu credi che sia collegato ad un atteggiamento culturale, tra tante virgolette, o sia legato al momento di difficoltà in cui si ritrovano soprattutto le famiglie e i giovani? Guarda, rimanendo nella metafora di cui parlavamo prima, se tu mi parli di una causa culturale, evidentemente sarebbe una causa da riportare al nostro centro intellettuale. Se mi parli di un bisogno, se mi parli quindi di una difficoltà economica, andiamo a parlare proprio della pancia e quindi probabilmente questi lestofanti che acquistano questo voto per un tozzo di pane si rifanno proprio a questo stato di bisogno di queste persone. Però se io dovessi spendere una parola contro questo fenomeno, non la spenderei contro questi malfattori, questi lestofanti, la spenderei proprio per queste persone che vendono il proprio voto per un tozzo di pane, ma in realtà vendono la propria dignità. Perché vedi, ogni azione dell'essere umano, una volta che è compiuta, è più facile che venga ripetuta poi nel futuro. E questo significa che una volta che tu hai venduto il tuo voto, probabilmente lo rifarai con più facilità le volte successive. E allora io mi chiedo, ma tu davvero... Tu che vendi il voto, tu che vendi la tua dignità, davvero riesci a soddisfare una tua esigenza? Davvero riesci ad ottenere uno scopo? O piuttosto non fai il gioco di chi sicuramente non è in vista il bene collettivo? Anche perché io farei una riflessione prima di votare, soprattutto dopo aver venduto la mia dignità. Non è meglio trovarsi in una condizione in cui io non sono nel bisogno di dover vendere il mio voto e la mia dignità, piuttosto che affidarmi a questi lestofanti? E tra l'altro poi l'abitudine è anche una categoria del diritto penale, no? L'abitudine a commettere certe azioni allenta i freni a non commettere le stesse azioni. Che significa che chi vende il voto questa volta lo venderà magari anche la prossima volta, magari si offrirà a qualcun altro. E probabilmente lo venderà ancora per meno. Ancora per meno, esattamente. Poi dipende dall'offerta dal mercato. Dal tozzo di pane, diciamo, se è variato oppure se... Senti Paolo, noi abbiamo 6 candidati a sindaco in campo e quindi 6 coalizioni
tranne il Movimento 5 Stelle, che è lista unica. Questi sei candidati a sindaco sono conseguenza dell'elettorato diviso, o l'elettorato è diviso perché ci sono sei offerte di candidatura a sindaco? Questa è una bella domanda, però per poter rispondere secondo me bisogna fare un riferimento alla situazione generale. Perché al di là dei personaggi che sono transitati da un'area a un'altra, il che voglio dire è anche fisiologico nell'ambito di elezioni amministrative dove più o meno tutti quanti si conoscono e dove più o meno tutti quanti hanno un certo tipo di interesse, ma se noi dovessimo fare un'analisi spietata del tipo di elettorato che il 31 maggio andrà a decidere le sorti di questa città, possiamo dire sicuramente che abbiamo da un lato le truppe dei fidelissimi, le truppe cammellate, e questo, per riferirci alla metafora precedente, è comunque un tipo di voto mentale, un tipo di voto razionale. Abbiamo poi il voto che esprime la rabbia, il malcontento, e questo ovviamente è un tipo di voto emozionale, malcontento, rabbia verso un sistema che comunque è stato, diciamo, abbastanza incanalato da alcuni movimenti che hanno ottenuto anche un certo riscontro sia a livello nazionale che a livello locale. Abbiamo poi il fenomeno del non voto, che sarebbe difficile, ci vorrebbe una conferenza apposta per poterlo esaminare, ma che comunque risulta essere a livello nazionale, a livello politico, il primo partito. E sicuramente nelle elezioni amministrative, se non il primo partito, un partito che potrebbe andare sicuramente al ballottaggio. Vi è poi l'altra fetta dell'elettorato, che è quella su cui sicuramente punteranno di più i candidati in questi ultimi giorni, che è quella degli indecisi. E questa è una fetta di elettorato un po' particolare, perché negli indecisi rientrano sia coloro che non hanno ancora deciso se non va bene il sistema ma vanno bene i candidati, oppure se non vanno bene i candidati ma va bene il sistema, ma vi è addirittura chi andrà a votare o non andrà a votare in relazione alle condizioni meteorologiche. Ma praticamente forse una delle tre categorie, quella degli indecisi, potrebbe essere addirittura divisa in ulteriori due categorie, perché ci possono essere indecisi rispetto al voto, se votare o meno, e anche gli indecisi rispetto ai candidati, perché non è detto che un candidato che faccia parte di una coalizione vicina a chi sta per decidere il voto poi sia risulti convincente dal punto di vista programmatico, c'è anche questo problema. Esattamente, e noi rientriamo in quella metafora, rientriamo in quelle categorie, perché bisogna vedere se questi indecisi, se si poi decideranno di andare a votare, si decideranno in base a una scelta razionale, a una scelta emozionale o a una scelta di pancia, come dicevamo prima. Io escluderei la scelta di pancia di cui abbiamo parlato, quel turpe commercio del voto, perché ormai, diciamo, questa compravendita è già avvenuta. Ma escluderei anche il tipo di voto razionale. Perché dico questo? Perché la campagna elettorale, come abbiamo visto, è stata lunga, estenuante, si è avuto tutto il tempo per studiarsi i programmi e per studiare anche, diciamo, le squadre che fanno parte dei vari candidati. Quindi probabilmente, anzi sicuramente, il voto degli indecisi sarà un voto emozionale. E quindi bisognerà vedere quale dei candidati riuscirà ad intercettare questo tipo di voto e con quale strategia. No, tra le altre cose, io non so se tu hai avuto la stessa percezione, c'è l'impressione che gli indecisi rispetto al voto, e quindi l'area del non voto, potrebbe essere ampia più nel centro urbano che nelle periferie, dove invece pare che ci sia una mobilitazione più ampia. Sì, io vorrei dire una cosa, no? Non voglio parlare delle precedenti amministrazioni, però se dovessi riferirmi a un indeciso, gli farei notare una cosa. Al di là del problema del dissesto finanziario, del problema della sicurezza pubblica, delle potenzialità non sfruttate, io l'altro giorno facevo un'osservazione su un social network. È mai possibile che Eboli, una città così importante, sia l'unica città del mondo occidentale in cui non c'è uno scivolo o un'altalena per i bambini? È una cosa normale. Allora vuol dire all'indeciso, guarda, probabilmente tu deciderai o non deciderai, forse non andrai a votare, ma non ti converrebbe andare a votare perlomeno per individuare il responsabile di questo Stato, perlomeno per sanzionarlo, per dire c'è un responsabile di questo Stato, io attraverso il voto vi dimostro chi è. Tra l'altro credo che siano diversi, debbano essere necessariamente diversi anche i messaggi lanciati dai diversi candidati a sindaco. Non mi riferisco singolarmente, ma riferisco alle aree, perché naturalmente c'è un'area che, come dire, è erede delle ultime amministrazioni, c'è un'area di opposizione a queste amministrazioni e c'è un'area, come dire, di rottura totale. Tu credi che il tipo di messaggio che lanceranno, che dovranno lanciare, che dovrebbero lanciare queste tre aree abbia la possibilità di trovare come dire, ascolto in quell'area del non voto, o è un'area che di suo già deciso? Questa è una domanda molto particolare, Eugenio, perché per rispondere bisognerebbe tornare un attimino a quella metafora di prima.
e verificare un paradosso culturale, ma anche un paradosso anche dei tempi. Vedi, che cos'è la politica secondo Platone? Perché faccio riferimento a Platone? Perché Platone è il pensiero occidentale, il nostro pensiero, cioè quello che noi pensiamo, le categorie come le idee, i concetti, l'anima e tanti altri termini sono stati introdotti da Platone, no? E Platone vedeva la politica come l'attività più nobile dell'essere umano, la chiamava basilichè tecne, la tecnica regia, e voleva che fosse fuori dalla politica un certo tipo di personaggio. In particolare voleva che fosse fuori dalla politica i retori e i sofisti. Chi erano i retori e i sofisti 2300 anni fa? Possiamo dire che erano gli avvocati penalisti dell'epoca che potevano difendere questa o quella tesi a seconda della loro convenienza e dell'arte oratoria di cui che avevano a disposizione. Ed era proprio questo che condannava Platone, perché Platone diceva non si può cercare di ottenere il voto di un cittadino con la mozione degli affetti, cercando di persuaderlo ma non tenendo conto dei contenuti. E quindi cercava, da un certo punto di vista, di mettere fuori dal gioco politico, lo descrive nella Repubblica, scritto 2300 anni fa, i retori e i sofisti, cioè coloro che cercavano di ottenere il voto attraverso la mozione degli affetti. Qual è il paradosso? Che sono passati 2300 anni. Adesso l'indeciso dovrebbe votare in base, se non vuole votare in base a un voto emozionale, in base a che cosa? In base a una scelta ragionata. Al di là del fatto che abbia letto meno i programmi, ci troviamo di fronte a quel paradosso di cui ti dicevo prima. Tu immagina che noi, chi e te dobbiamo andare a votare, non so, un referendum sugli organismi geneticamente modificati. A quel punto io e te abbiamo fatto gli studi umanistici. Cosa ne capiamo di questa materia? Assolutamente nulla. Cioè, o siamo dei biologi molecolari, oppure siamo dei genetisti, oppure andiamo a votare in base ad altre istanze, e probabilmente il nostro sarà un voto emozionale, cioè voteremo in base alla simpatia o meno per quel candidato o per quell'esponente di quella teoria. Emozionale in quel momento, in quel momento, che potrebbe anche modificarsi. Assolutamente in quel momento. Quindi da questo punto di vista siamo anche giustificati, l'elettore indeciso sarebbe anche giustificato da un voto emozionale. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, perché il voto emozionale, cioè il voto dato in base alla simpatia, in base alla passione che il candidato mette, può essere una chiave di lettura. Cioè una chiave di lettura dell'impegno del candidato, che il candidato sta mettendo, nel difendere o nel perseguire i propri obiettivi nell'interesse della collettività. E qui si apre un discorso molto particolare, perché è proprio qui dove l'indeciso può trarre degli spunti. Oltre che nel guardare la campagna elettorale, il modo in cui è stata condotta, gli interventi, i comizi, la squadra, le persone che accompagnano il candidato, probabilmente l'elettore indeciso, ed è questo quello su cui negli ultimi giorni della campagna elettorale batteranno sicuramente i candidati, probabilmente l'elettore indeciso sarà mosso da questa forza che gli dice: questa persona, questo candidato è qualcuno che spende se stesso, spende la sua energia, le sue forze e la sua passione per l'interesse collettivo e non per l'interesse personale. Quindi tu immagini che il messaggio dei candidati verso l'indeciso, verso l'area del non voto, non sia necessariamente univoco, cioè ognuno di loro ha un messaggio diverso da lanciare a queste aree. Sì, sicuramente è così. Guarda, credo anche che non sarà un discorso di tecniche di comunicazione. Perché? Perché è evidente, sul presupposto di quanto abbiamo detto, che un voto emozionale, cioè un voto di persuasione, un voto basato sulla mozione degli affetti, potrebbe essere ottenuto anche con una giusta campagna di comunicazione o di linguaggio. Però voglio dire, al di là dell'essere o meno un bravo attore, qui c'è un problema più serio, che è questo. Se ho un obiettivo, se perseguo una mia visione, un mio fine politico e ci credo veramente, e quindi ho questa visione, ho questa scelta razionale che mi fa vedere questo obiettivo come realizzabile, io probabilmente in questo obiettivo, se ci credo veramente, metterò tutte le mie energie, tutte le mie emozioni positive, che si trasmetteranno al mio corpo che agirà nella realtà. Allora io mi chiedo, di fronte a questo che è, diciamo, il modo di agire dell'essere umano, quanti dei candidati possono spendere veramente queste energie genuine, queste emozioni positive? E da questo punto di vista devo dire che il candidato Massimo Carello probabilmente è quello che più di altri è riuscito fino ad ora, e penso che lo farà anche negli ultimi giorni della campagna elettorale, a mostrare un amore, una passione, oltre che una competenza, per i temi cari al benessere collettivo. Che, tra l'altro, c'è anche un'altra valutazione da fare. Il messaggio può essere, deve necessariamente essere veicolato attraverso il candidato sindaco. Il problema è che il candidato sindaco deve essere anche credibile rispetto al messaggio che lancia e autorevole rispetto alle proposte che mette sul tavolo.
Guarda, io penso che gli elettori si siano fatti un'idea attraverso i faccia a faccia, attraverso i comizi, attraverso gli eventi elettorali. Ci sono, io ne ho sentite alcune che sono veramente da, sarebbero da riprendere proprio con la telecamera e da farci degli sketch sopra. Ho sentito cose da progetti futuristi da Gotham City, ho sentito risorse economiche che possono derivare dalla pineta o altre cose del genere. Ho visto campagne elettorali che sembravano veramente fatte da cettola qualunque, attraverso un certo tipo di linguaggio. Ora io penso che l'elettore repubblicano sia abbastanza adulto, vaccinato e intelligente per poter scegliere sia in relazione alla razionalità, sia in relazione alle emozioni che ognuno di questi candidati ha potuto trasmettere nella sua campagna elettorale. Tu non sei preoccupato dalla conseguenza di questa pratica del voto comprato, che ripeto è null'altro che una voce naturalmente che tutti possono raccogliere per strada e che dall'altro non è nemmeno una voce nuova, nel senso che non è riferita soltanto a questa campagna elettorale, ma è riferita alle campagne elettorali soprattutto amministrative. Non sei preoccupato da questa pratica dell'acquisto del voto che riguarda soprattutto i giovani, i quali giovani però sono anche la parte della città che maggiormente aspetta politiche possibili per l'occupazione, per l'aggregazione, per il recupero di spazi? Assolutamente sì, e probabilmente sono proprio i giovani quelli là che sono più legati a un voto emozionale, sono proprio i giovani che vanno conquistati attraverso una proposta che però possa essere spendibile e possa essere capita da questi giovani. Perché io ho ascoltato con le mie orecchie, passeggiando per strada, ragazzi al di sotto dei 25 anni che dicevano frasi testuali: non ho capito bene quanto ci offrirà per questo tipo di voto. C'è una frase che mi ha sconvolto, letteralmente. E allora io credo una cosa, non voglio essere ottimista, non voglio credere che il voto comprato sia una grossa fetta del voto del 31 maggio. Voglio credere che nel non voto, nel voto degli indecisi, si possa andare ad agire su qualcos'altro, e cioè sul desiderio di cambiare. Ecco, se io dovessi fare un appello agli indecisi, ovviamente, che è quell'ultima fetta della torta che è rimasta a disposizione dei candidati, farei questo tipo di ragionamento. Direi: guardate, voi votate o non votate, avete comunque un sindaco che prenderà delle decisioni che riguarderanno anche voi. Soprattutto voi, certo. Ora, al di là del fatto se voi contestate un sistema o se contestate i candidati, voi avrete un sindaco. E allora dico, anche un voto di riserva sarebbe utile. Che significa un voto di riserva? Un voto per esclusione. Se voi contestate, se voi protestate e volete avere il diritto di contestare e protestare anche in futuro, esercitate il vostro diritto di voto, quantomeno andate nella cabina elettorale e attraverso il voto fate vedere, indicate chi è stato il responsabile di ciò che è accaduto fino adesso, altrimenti siete corresponsabili. Ebole ha registrato un'area ampia di non voto anche alle recenti consultazioni europee. Tu credi che il ventaglio dei candidati in campo per la loro solo presenza sia in grado di in qualche modo stimolare quest'area del non voto, pur senza lanciare messaggi, soltanto per la presenza, per il tipo di candidati che ci sono? Guarda, noi a Ebole abbiamo, credo, oltre 500 candidati. Parecchi li conosco e devo dire la verità che rispetto ad altre tornate elettorali si respira un'aria un po' diversa. Io ho visto comunque persone che sono state abbastanza lontane dalla politica, che hanno mostrato un certo impegno, che sono stati presenti agli eventi e che hanno dovuto spendere in prima persona le proprie competenze, le proprie idee e il proprio desiderio di partecipare e di cambiare in questa tornata elettorale. Vedi, quando prima facevo riferimento a Massimo Caiello, di cui ovviamente sono il portavoce, per cui posso spendere una parola in questa sede, devo dire che Massimo Caiello è stato avvantaggiato dal punto di vista della campagna elettorale non solo dal fatto di essere una persona competente, un amministratore che ha dimostrato nella realtà la sua preparazione, ma è stato avvantaggiato dal punto di vista emozionale, quindi dal punto di vista di quel tipo di voto che abbiamo individuato come un voto di passione, un voto di simpatia, dal fatto di essere proprio così. Io in un incontro elettorale a Santa Cecilia citai una frase di Nietzsche, una frase profonda su cui invito a riflettere, che è: diventa ciò che sei. Ebbene, Massimo Caiello è stato avvantaggiato da questo punto di vista, perché lui è proprio così. Cioè è proprio una persona passionale, una persona che ha una visione della politica, che riesce a essere coinvolgente, riesce a ad aggregare attorno a sé forze differenti, teste differenti, persone per bene, devo dire la verità, nelle proprie liste. E questo quindi è stato un punto di vantaggio, perché Massimo Caiello non ha dovuto fare altro che essere realmente se stesso e quindi mostrare questa passione ed essere coinvolgente, e credo che ci sia riuscito abbastanza bene. Tu hai citato uno degli appuntamenti a Santa Cecilia, quindi in periferia.
per quanto Eboli ha un profilo molto particolare dal punto di vista geografico, dal punto di vista fisico, perché una periferia come Santa Cecilia, così popolosa, così ricca, così dinamica, così vivace sul piano economico, culturale e della vita sociale in genere, è difficile trovarla in altre città, in altri territori. Ora, poco fa parlavamo di un messaggio possibile e della credibilità dei candidati in questo messaggio rivolto all'area del non voto, rivolto agli indecisi. Ma non pensi che debba essere un messaggio del genere debba essere calibrato anche dal punto di vista territoriale, non soltanto dal punto di vista anagrafico, piuttosto che sociale, piuttosto che guardando alle esigenze dei singoli? Guarda, quello che tu dici è stato fatto, devo dire la verità, è stato fatto abbastanza bene dall'area di Massimo Carino, perché c'è stato un riscontro, basta andare a vedere quante persone erano presenti alla manifestazione a Santa Cecilia. Io vorrei utilizzare un esempio per farti capire come è stato facile per Massimo riuscire a veicolare le proprie idee e le proprie emozioni. Ognuno di noi, quando vuole raggiungere uno scopo, un obiettivo, ha una visione, ha la visione di questo obiettivo. Ora, tu immagina che io e te vogliamo uscire da questo locale e andare in piazza e sul viale troviamo un muro di 3 metri lunghissimo che ci impedisce di proseguire. A quel punto, se siamo realmente determinati ad arrivare in piazza, cerchiamo in tutti i modi di superare questo ostacolo. Chiediamo una scala al negoziante, se il negoziante non c'ha la scala andiamo in libreria, ci facciamo prestare dei libri, delle scatole, insomma in qualche modo cerchiamo di superare l'ostacolo. Ma se non siamo realmente interessati ad arrivare in piazza, quando ci troviamo di fronte al muro, possiamo tranquillamente dire chissà chi ha messo questo muro, chissà chi è il responsabile, chissà chi è questo malfattore, va tutto così male, e cominciarci a lamentare e ad addebitare le responsabilità della costruzione di questo muro. Però il muro resta là e l'obiettivo non riusciamo a raggiungerlo. Massimo Carillo penso che abbia dimostrato attraverso la propria competenza, attraverso la squadra che sta intorno a lui, attraverso il messaggio che è riuscito a mandare soprattutto alle periferie, che sono una fonte di potenzialità, come abbiamo sentito in tanti interventi, veramente incredibile, è riuscito a mandare questo messaggio e questo messaggio è stato recepito, anche perché onestamente non possiamo più fare riferimento a differenze di elettorato fra il centro cittadino o la periferia. Voglio dire, già gli stoici 2400 anni fa erano cosmopoliti, se ci limitiamo a fare una differenza tra voto fra Santa Cecilia e Eboli, che non abbiamo capito niente della realtà territoriale. Paolo, noi ci avviamo alla chiusura di questo incontro. Ti chiedo per un attimo di svestirti dal tuo ruolo di portavoce di uno dei candidati e di immaginarti come candidato. Tu in questa fase della campagna elettorale, guardando proprio alle divisioni, alle tra virgolette categorie dell'elettorato di cui parlavi prima, e quindi hai all'elettorato fidelizzato, agli indecisi, all'area del non voto. Tu qua, come candidato sindaco, quale tipo di messaggio ti sentiresti di lanciare? Un messaggio naturalmente rassicurante, immagino, ma che abbia anche dei contenuti programmatici. Mi poni una domanda che mette un po' in imbarazzo, perché... Settimo candidato sindaco. ci conosciamo da troppo tempo e tu sai che io sono un pensatore critico e problematico, cioè cerco sempre di mettere in discussione tutte le idee, perché sono convinto che un'idea non possa mai essere assoluta e durare molto nel tempo, ma essere rebus sic stantibus. Se dovessi mandare, io personalmente, Paolo Rocco, dovessi mandare qualche messaggio, lo manderei sicuramente dal punto di vista, per rimanere nella metafora di cui parlavamo, dal punto di vista razionale, dal punto di vista intellettuale. Ma in realtà non è più questo il momento. Questo è il momento in cui bisogna mandare un messaggio di coesione, un messaggio di forza, un messaggio di fiducia nella possibilità del cambiamento. Per cui se fossi candidato sindaco, non lo sono e penso che non sarò mai perché non ho le capacità. Fortunatamente. Però se dovessi mandare un messaggio, manderei un messaggio veramente di speranza, ma non di speranza affinché qualcosa si risolva con un intervento divino, nella speranza che ognuno di noi possa dare il proprio contributo. Vedi, se io sono qui, se io ho speso un contributo dopo tanti anni in cui mi sono praticamente disinteressato di politica, e non lo faccio solo io, l'hanno fatto tante altre persone, vuol dire che l'aria che stiamo respirando è diversa. Io nell'incontro di Santa Cecilia parlavo di un'onda crescente che sta portando delle emozioni, delle forze, delle passioni a contribuire a quello che spero sia un risultato elettorale di cambiamento. Tra l'altro c'è anche un'altra difficoltà che sottolineo e ti sottolineo. Oggi gli interlocutori di chi propone dal punto di vista politico-elettorale, propone dei programmi, propone delle candidature, propone delle ipotesi di soluzione, sono sostanzialmente diversi da quelli conosciuti da chi parla in quel momento. Mi spiego meglio. Se io fossi candidato e mi rivolgessi ad un elettorato giovane
Io sbaglierei se guardassi quei giovani esattamente come ero giovane io a 20 anni, perché è totalmente diversa, così come è totalmente diversa oggi l'area dei nostri pensionati. Dico questo per dire, probabilmente qualche candidato ha dimenticato che nel frattempo è cambiata la società. Vedi, tutto muta, no? Diceva Eraclito, Pantarei, non puoi bagnarti due volte nello stesso fiume. Il divenire fa parte della nostra essenza, le idee sono sottoposte a cambiamento. Nella logica hegeliana si parla di tesi quando vuoi sostenere il tuo punto di vista, di antitesi quando c'è il punto di vista opposto e poi di una sintesi che li possa, diciamo, riassumere. Ma questa sintesi che tu ottieni non è mai una sintesi assoluta, è sempre una sintesi rebus sic stantibus, cioè la realtà te la può modificare. E così come si modificano le idee, così si modificano anche le persone. Ma non, nel senso, non solo nel senso fisico, anche nel senso della, della reale congruenza fra ciò che io penso, ciò che io provo, alla realtà che mi circonda. Cercare di intercettare un voto giovanile con un certo tipo di messaggio che non è recepito assolutamente dai giovani e che quindi non può essere nemmeno ascoltato perché è come se non fosse proprio capito perché è un linguaggio diverso, si fa non aver capito quali sono le esigenze, non aver capito come fare politica, come rivolgersi a questi giovani. Il problema dei giovani richiederebbe un approfondimento molto più importante dal punto di vista socio-psicologico e non è questo il caso, non è questa la sede per farlo. Ma vedi, io potrei riassumere il disagio giovanile di questo periodo con la incapacità, con la non conoscenza addirittura delle parole per poter esprimere il proprio disagio. Noi siamo di fronte a una mancanza di preparazione da parte dei giovani, che peraltro è causa di un sistema, è causa di un sistema di istruzione, di un sistema di comunicazione, in cui si parlano linguaggi diversi. E allora il giovane, quando dico giovane, mi riferisco non più ai giovani come eravamo noi, che ci ritenevamo giovani a 16-17 anni, ma anche a persone di 30 anni, non hanno più le parole per poter comunicare con noi, per poterci far capire qual è il nostro disagio. Siamo noi che abbiamo avuto un certo tipo di esperienza, che abbiamo, ne abbiamo passate, ne abbiamo viste e possiamo catalogare questo tipo di stato d'animo, questo tipo di problema in un pacchetto nel quale ci possono essere delle soluzioni. Siamo noi a doverci avvicinare a loro, non possono essere loro a comunicare il loro disagio a noi se non abbiamo un linguaggio in comune. Paolo, siamo proprio in conclusione. Te la sentiresti di fare una previsione sulla partecipazione al voto dei Leboritani in questo momento? Vedi, non mi ricordo chi disse che l'ottimismo è una caratteristica di chi è poco informato. Quindi io mi sento di essere ottimista sulla partecipazione, però probabilmente perché ho visto nell'area che io sto appoggiando, che sto frequentando, una grossa partecipazione, dei grossi elementi di novità. Ecco, se questo elemento di novità, di partecipazione, dovesse essere esteso all'interno dell'elettorato, sicuramente ci sarà una forte partecipazione. Ma come ti ripeto, non sono ottimista. Questo era il messaggio con cui chiudiamo l'incontro con Paolo Vocca, portavoce del candidato sindaco Massimo Carrillo. Grazie Paolo di essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi ovviamente. Si chiude qui il focus di Eboli in pillole. Naturalmente vi diamo appuntamento con i nuovi, con l'informazione di Eboli in pillole, con il TG Flash e con i nuovi focus. Grazie, arrivederci.